Ciao a tutti, in questo video vorrei parlarvi di un argomento che mi è stato richiesto da una ragazza che si chiama Rachele. Rachele, dico l'inizio del cognome L, non so se posso dirlo tutto. Niente, questa ragazza mi ha contattata su Facebook l'altro giorno e ha 14 anni e praticamente mi ha scritto per sapere un po' di informazioni su MAC, visto che ha visto che in qualche video io utilizzo questo marchio. In realtà io, dopo averle spiegato quello che so, gli ho detto di andare a guardare qualche video su YouTube che sicuramente c'è. Lei mi ha risposto che i video però sono vecchi. Effettivamente sono andata anch'io a controllare, sono video vecchi, non aggiornati, quindi magari alcune cose sono cambiate. Non so, volevo farlo anche io aggiornato, diciamo, per spiegarvi un po' meglio il tutto e perché molte volte ho notato che noi youtuber diamo per scontato che tutte le persone che ci guardano sono o già nostre iscritte o persone che seguono già diversi video. In realtà ci sono anche tante ragazzine che hanno appena aperto un canale, che hanno iniziato a truccarsi da poco e molte cose non le sanno. Prima di tutto, una domanda che mi è stata fatta è dove comprare Mac? Si può comprare o appunto nei Mac Store oppure in altri due modi, o online oppure per telefonata. Io sinceramente preferisco l'ordine telefonico per un po' di motivi che ora vi spiego. Innanzitutto voi potete chiamare il Mac Pro di Milano, il Mac Pro di Roma e il Mac Pro di Bologna. Vi lascio i numeri nell'info box, perché loro vi sapranno dire tutto. Sono anche molto gentili, quindi se voi chiamate possono anche dirvi tutti i prezzi dei prodotti, che appunto è una cosa che mi viene molto chiesto. Nella chiamata telefonica i prodotti costano come negozio, pagate solo 5 euro di spedizione, mentre sul sito i prodotti costano anche 1 euro in più e poi c'è anche la spedizione. Stessa cosa da Queen, infatti io sconsiglio di andare da Queen. Tipo da me a Varese non c'è neanche il Queen con Mac, però dove c'è io ve lo sconsiglio. Una cosa che mi piace molto degli ordini telefonici è che le ragazze sono molto gentili e cordiali. Io ho ordinato già 2 volte e appunto potete anche richiedere i campioncini, cosa che sul sito non potete fare. Io solitamente io prendo i campioncini di fondotinta o di pigmento, così per provarli. E la cosa bella dell'ordine telefonico è che non dovete pagare immediatamente, ma pagate con contanti al corriere quando vi arriva a casa, quindi non dovete pagare prima. Cosa molto utile se voi state magari ricercando una collezione limitata e di conseguenza magari vedete che è quasi esaurita, ma non avete i soldi sulla PayPal, quindi potete chiamare e poi dopo prendere i soldi e pagare quando vi arriva a casa, senza stare a perdere il pezzo della collezione che vi interessava. E poi penso che i negozi siano anche più forniti del sito. Molte volte sul sito delle cose sono esaurite, ma in alcuni dei 3 Mac Store hanno ancora qualcosa in magazzino. Vi consiglio appunto, se non trovate un pezzo in un Mac Store, di chiamare l'altro. Ovviamente chi è del nord chiamerà prima Milano perché la spedizione è più veloce, chi è del sud o del centro Bologna e Roma, ovviamente. L'ordine online invece mi piace un po' meno perché appunto bisogna comunque pagare con PayPal e quindi se, o Postpay, e quindi se la carta non è caricata la vedo un po' dura, mentre dall'altra parte si può pagare con contanti. B, perché comunque i prodotti costano 1-2 euro in più, quindi mi sembra stupido, perché allora a questo punto vado direttamente, chiamo direttamente telefonicamente, non vado neanche a caricarmi la PayPal o la Postpay, sono seduto sul divano, mi arriva il pacco a casa, pago solo 5 euro. E poi mi possono anche consigliare telefonicamente, sono molto gentili. Sul sito ci sono io. E poi i colori non sono mai molto chiari, quindi dovete comunque trovarvi degli swatch sul web perché rischiate di comprare cose che non sono uguali a quello che state guardando sul sito. E poi ci vuole un minimo per avere la spedizione gratis, ci vuole un minimo di penso 50 euro di shopping. Cosa che già da Mac comunque costano abbastanza i prodotti, arrivare anche ai 50 euro di shopping per avere la spedizione gratis, vabbè, mi sembra un po' esagerato, potevano evitare perché comunque di solito gli altri siti fanno un minimo 20 euro. Da Mac 20 euro prendi un pezzo, quindi potrebbero anche farla gratis. Un'altra cosa che mi è stata chiesta è se comprare su eBay o no. Io lo sconsiglio perché molto probabilmente se una cosa su eBay costa meno di Mac non è originale. Il fatto non è che non sia originale o meno, il fatto è che non sapete da chi è prodotto e cosa c'è dentro a quel prodotto, perché un conto è se è un dupe però riprodotto da un marchio conosciuto e sappiamo che ingredienti ha, un conto è se compriamo ma non sappiamo poi che cosa c'è dentro e chi l'abbia fatto sto coso, quindi è meglio di no, a questo punto non compratelo.
Se invece costa di più, magari potrebbe essere un'edizione limitata, esaurita, che quindi qualcuno rivenda a più prezzo. Però io diffido sempre da eBay, cerco sempre di comprare negli store quando posso. Un'altra cosa che secondo me molti sanno, cioè molti lo sanno, però molti che si sono appena approcciati al make-up non lo sanno, è che la MAC c'è il back to MAC, quindi se voi portate 6 confezioni vuote, è vero, vi danno un rossetto omaggio, perché a loro interessa il riciclo della plastica e del vetro, quindi se il prodotto è di plastica o di vetro si può riportare e potete comprare tutti i rossetti o lip gloss che volete, che non siano però della collezione dei Viva Glam, perché vanno in beneficenza quei soldi. E niente, per sapere se il vostro prodotto può essere usato per il back to MAC dovete aprire la scatolina nera dove del prodotto che avete acquistato e leggere se c'è scritto back to MAC, solitamente da una parte o dall'altra, e se c'è scritto potete utilizzarlo. Io infatti tra un po' mi prenderò qualche rossetto così perché ho diversi prodotti finiti e quindi anche questa è una buona cosa perché alla fine incita a non sprecare, a riciclare le cose e soprattutto almeno i soldi che abbiamo speso, che sono tanti perché MAC costa, non vanno persi del tutto, ecco. Se volete anche un video sulla MAC Pro Card, su come averla, sugli sconti o su altro, fatemelo sapere. So che magari può essere utile anche un video, vi mostro i prodotti che secondo me andrebbero comprati per primi da MAC, per chi vuole iniziare a comprare da lì. Ovviamente per chi ha già comprato, dopo si sa che si è un po' spinti a comprare di tutto. Appunto, cioè, dopo magari vi farò un video dove vi spiegherò cos'è la MAC Pro Card e tutto quanto, come averla e niente. Io trovo che da MAC sia un sito molto utile. È vero che i prodotti costano tanto, ma sono davvero professionali e sono di alta qualità. E infatti tutti, quasi tutti i make-up artist usano MAC. Non per tutto, tipo ad esempio a me i mascara non piacciono, però io quando trucco spose o comunque anche per me o per shooting, sempre MAC. MAC e Makeup Forever. Vi farò anche un video magari su Makeup Forever perché viene meno nominata secondo me. Però MAC per ad esempio gli ombretti, i rossetti sono il top, cioè io compro sempre i rossetti, è validissimo, infatti i rossetti sono MAC, non riescono a piacermene degli altri perché la durata è fantastica, cioè quindi i soldi sono spesi bene. Niente, spero di averti risposto molto bene, Rachele, spero di esserti stata davvero utile, spero di essere stata utile a tutte quelle ragazze che cercavano un video del genere, ma trovavano solo video vecchi. Perché sono stati fatti anni fa, perché anni fa c'era più comunque l'idea che le persone non sapessero truccarsi e non ci capissero tantissimo. Adesso l'abbiamo un po' persa perché ci sono tantissimi canali e il trucco su YouTube esiste da tantissimo, però io capisco che magari non è che tutte le ragazzine si svegliano e sanno cos'è YouTube o sanno cos'è Mac, quindi avete fatto bene, cioè hai fatto bene a richiedermelo perché almeno ti ho potuto aiutare e spero di aver aiutato anche qualcun altro che queste cose non le sapeva ancora o le stava cercando. Niente, vi mando un bacione, al prossimo video e per qualsiasi richiesta fatemelo sapere anche le cose più basilari, magari anche solo come si mette una matita, magari mi rendo conto che lo diamo un po' per scontato noi YouTubers, però mi rendo conto che ad esempio io un video così non l'ho mai fatto e ci sono persone nuove che non sanno come si faccia e diamo un po' per scontato questa cosa, non vergognatevi, chiedete pure qualsiasi cosa, io vi rispondo perché mi ricordo che anch'io quando ho iniziato a guardare i video su YouTube non sapevo niente, quindi vi capisco benissimo. Un bacione, ciao!